Hai bisogno di crediti? Vai su VIPcoins FIFA e con il codice coupon MALATI15 avrai il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, sono Marche dello staff di Numerati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Gomez Second Man of the Match, attaccante della Fiorentina, protagonista di un'ottima ma ottima gara contro la Dinamo Mosca e quindi si è guadagnato questa seconda carta Man of the Match, che presenta un 77 di velocità, 88 in tiro, 64 in passaggio, 75 di dribbling, 35 di difesa e 83 di fisico. Il suo work rate alto medio ha 2 stelle skill e 4 stelle piede debole. Le statistiche che spiccano sono il 92 di finalizzazione, il 98 di precisione di testa, il 94 di posizionamento e il 90 di forza fisica. Partiamo come al solito dalla velocità, 77 come valore generale, diviso in un 73 d'accelerazione e 80 di velocità scatto. Diciamo che l'accelerazione la inserisco nei contro perché non mi è piaciuto il suo primo passo. Invece la velocità scatto di 80 mi è piaciuta moltissimo, infatti l'ho inserita nei pro questa caratteristica. Forse aiutato anche da quel 90 di forza fisica che riesce a tenere tranquillamente le spallate degli avversari, sarà molto difficile da fermare questo giocatore. Passiamo al tiro, il pro più grande di questo giocatore, penso con 88, diviso in un 69 di tiro a giro, che sinceramente da fuori era non mi è piaciuto, però da dentro l'area se doveva finalizzare non mi ha creato problemi. Poi abbiamo il 92 di finalizzazione che mi è piaciuto un casino, ogni palla che gli arrivava era quasi sempre gol, non sbaglia veramente mai. È proprio un ottimo finalizzatore questo giocatore. Anche il 78 di Longshot mi è piaciuto abbastanza perché dai 30 ai 35 metri faceva fatica, però sarà sul limite, ha fatto sempre degli ottimi tiri sui massimo 25 metri, diciamo, è sempre stato abbastanza pericoloso. L'ultima statistica è l'88 di potenza tiro, tira di quelle bombe assurde, veramente buca le mani al portiere questo giocatore, sia da fuori ma anche da dentro l'area. Passiamo al passaggio, 64 sulla carta con 67 di cross, 73 di passaggio corto, 44 di passaggio lungo e 66 di visione. Diciamo che con lui non dovrete fare i passaggi lunghi perché sarà colui che rimarrà in area a finalizzare, quindi non saranno utili. Invece mi sono piaciute moltissime queste sponde che lui riusciva a fare dai rinvii del portiere oppure sulle palle vaganti di testa, il quale riusciva sempre ad appoggiarla bene ai compagni. Poi abbiamo il dribbling di 75 che non mi è piaciuto per nulla perché è troppo macchinoso, ma veramente con questa agilità di 68 non potete fare molto, infatti anche le due stelle skill non l'aiutano, infatti entrambe le ho messe nei contro e quindi diciamo che Gomez non sarà il suo punto forte il dribbling. Ultimo pro è il colpo di testa, uno dei migliori veramente che abbia mai provato in questo gioco, perché è alto 1,89 m, con 79 di salto e 98 di precisione testa. Quindi, se la prende è sempre gol, ve lo assicuro, è sempre, ma sempre gol. Aiutato da questo 94 di piazzamento, che lo farà trovare sempre nel posto giusto per incornarla in rete, anche se ogni tanto il suo work rate medio-medio lo penalizzerà, perché qualche volta rimarrà fuori dall'area, ma non l'ho inserito tra i contro. Riepiloghiamo pro e contro di questo giocatore, dove nei pro ho messo finalizzazione, potenza tiro, colpo di testa, forza fisica e velocità scatto. Nei contro le due stelle skill, l'agilità e l'accelerazione. Il voto finale è un 7,5, mi è piaciuto come giocatore nel complesso. Ci sono dei netti miglioramenti con la versione NIF che a me non era piaciuta, invece questa versione mi è piaciuta moltissimo. Diciamo che se cercate un giocatore che vi serva per finalizzare l'azione, fa il caso vostro, veramente, perché è un ottimo, ottimo finalizzatore questo giocatore. Bene ragazzi, la recensione è terminata, vi ricordo di passare dalle altre recensioni, di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento di cosa ne pensate di questo giocatore. Qui è tutto da Marchi, bella!